La prima cosa è la coscienza dello spazio, sapere che lontano, da un'altra parte, altrove, sta accadendo qualcosa. Anzi, fuori dalle mura di casa, tutto sta accadendo in giro per il paese, però occorre sapere dove. E la seconda cosa è il tempo. In quel posto bisogna arrivare in tempo, perché quella cosa accada a noi e non immaginare soltanto che accada. Se lo spazio è poi ampio e distante, è necessario differire il tempo dall'azione da quello del desiderio, perché partire quando desidereremmo essere già lì è una vana corsa verso una sala vuota. Possedere questa consapevolezza è una grande qualità che può contribuire a rendere la vita arte dell'incontro. Le anime si incontrano per caso, per curiosità, per determinazione. In tutti i casi l'incontro ha sempre del miracolo. Nella coincidenza la componente magica è più evidente, ma decidere, partire e muoversi a tempo fino a trovarsi nel luogo dove la cosa sta accadendo è miracoloso come la costruzione di tutte le cose immaginate. Sì, questa mattina sono già in piedi con l'idea di andare via. E chi mi può fermare? Dalle montagne al mare tutti sanno che seguo la voce che mi parla e mi guida verso Dio. Sono un re senza mantello, amore mio. Giù da un altro treno raggiungo i vagabondi della mia tribù. E su dentro furgone, chilometri ubriachi di vitalità. La corrente ci trascina, chiudo gli occhi con sia, non ricordo com'è fatta casa mia. Sono un camminante, scelgo la strada giusta e viaggio a modo mio. Sempre in movimento, non resto fermo nello stesso posto mai. Un destino nasce, quando il sole cresce, dentro la valigia la mia storia è scritta già. Che vive insieme a me e la mala sorte è un'invenzione degli scettici, perché dura e lunga la via che porta alla verità, l'ignoranza nega ogni libertà. Sono un camminante, scelgo la strada giusta e viaggio a modo mio. Sempre in movimento, non resto fermo nello stesso posto mai. Un destino nasce quando il sole cresce, dentro la valigia la mia storia è scritta già. Quando il sole cresce dentro la valigia la mia storia è scritta già. Perché ognuno di noi può cambiare il mondo. Ognuno di noi può cambiare il mondo.